Ciao ragazzi, in questo video vediamo come si poteva risolvere il terzo quesito della seconda prova di maturità del liceo scientifico, sessione ordinaria 2018. Il quesito dice: determinare i valori di k tali che la retta di equazione y uguale meno 4x più k sia tangente alla curva di equazione y uguale x alla terza meno 4x alla seconda più 5. Per risolvere il quesito, osserviamo innanzitutto che affinché la retta sia tangente al grafico della funzione in un punto, il coefficiente angolare della retta deve essere uguale alla derivata prima della funzione calcolata nell'ascissa di quel punto. Ora, la funzione f di x uguale a x alla terza meno 4x quadro più 5 è una funzione polinomiale ed è quindi continua e derivabile. E se calcoliamo la sua derivata prima, scopriamo che è uguale a 3x quadrato meno 8x. Non ci resta quindi che andare a vedere per quali valori di x la derivata prima è uguale al coefficiente angolare della retta, ovvero meno 4. Risolvendo l'equazione di secondo grado che otteniamo, si scopre che le soluzioni sono x uguale a 2 e x uguale a 2 terzi, e quindi 2 e 2 terzi sono le ascisse dei possibili punti di tangenza. Per trovare le ordinate di questi due punti, ci basta naturalmente sostituire 2 e 2 terzi al posto della x all'interno della funzione, ovvero ci basta calcolare f di 2 e f di 2 terzi. E se lo facciamo, concludiamo che il primo possibile punto di tangenza è il punto di coordinate 2-3 e il secondo possibile punto di tangenza è il punto di coordinate 2 terzi 95 ventisettesimi. Naturalmente, gli eventuali punti di tangenza appartengono sia al grafico della funzione che alla retta tangente, e quindi per determinare i valori di k cercati ci basta sostituire le coordinate dei due punti che abbiamo appena trovato all'interno dell'equazione della retta. Se lo facciamo, nel primo caso otteniamo k uguale a 5, mentre nel secondo k uguale a 167 ventisettesimi. Dunque questi due sono i valori di k cercati.